14 settembre a Gerusalemme, religiosi e pellegrini hanno partecipato alla celebrazione della festa dell'esaltazione della Santa Croce nella Basilica del Santo Sepolcro. La festa ha la sua origine proprio a Gerusalemme e si ricollega al ritrovamento della vera croce da parte di Sant'Elena, madre dell'imperatore Costantino, e soprattutto alla costruzione e dedicazione degli edifici costruiti dallo stesso imperatore per proteggere e rendere onore ai luoghi dove Gesù Cristo portò a compimento il suo mistero pasquale di morte e risurrezione. La celebrazione è stata presieduta da Fra Ibrahim Faltas, vicario della custodia di Terra Santa. Erano presenti, oltre alla comunità dei francescani, anche religiosi delle altre comunità cristiane presenti a Gerusalemme. Un momento solenne ed emozionante della celebrazione è stato quello della processione con la reliquia della Santa Croce, dal Calvario, passando davanti all'edicola del Santo Sepolcro, fino alla Cappella della Maddalena, dove i fedeli hanno reso omaggio alla Croce di Cristo, speranza di chi crede in Lui. Stare oggi qui nella festa dell'esaltazione della Santa Croce è un momento molto speciale. È un momento meraviglioso e inspiegabile. È la quarta volta che siamo qui con un gruppo, proprio in questa festa. E ogni anno è come se fosse la prima volta. È il rinnovamento dell'amore di Gesù per noi. A prova dell'amore di Gesù per gente vive questa esperienza qui. Questa festa, l'esaltazione della Croce. La festa dell'esaltazione della Santa Croce è una festa per tutti. È celebrata al Calvario, molto vicino alla tomba vuota. Qui ricordiamo il dolore, ma anche la gloria della risurrezione. E oggi ricordiamo che ci sono tante croci nella nostra esistenza. Ricordiamo anche le sofferenze delle guerre. Sono tante le guerre in corso in tutto il mondo. E anche qui ci sono persecuzioni silenziose, come quelle avvenute nei nostri santuari, alla Flagellazione, alla tomba di Maria, al santuario Stella Maris. Preghiamo anche per i nostri frati, che stanno sopportando situazioni molto difficili, come in Siria e Libano. Oggi abbiamo pregato anche per i popoli di Marocco e Libia. Qui, il messaggio di qui, di questo posto, che l'amore vincerà sempre. È questo.